ma questi sono fuori. È un insulto, è un attacco. Sì, ma sono cose che dovremmo fare anche noi. Ma che? Fare regali per ingraziarsi i sostenitori della Godi? L'assemblea convocata d'urgenza era cominciata burrascosa e continuava come un tornado. L'ufficio propaganda della grande opera dannosa, inutile, imposta aveva colpito duro. L'antivigilia di Natale, nelle strade principali di ogni paese, intorno al sito della Godi, erano sbucati berretti rossi e barbe bianche, che non solo si facevano fotografare con i bambini e ritiravano le letterine, ma citofonavano casa per casa e consegnavano pacchi avvolti in carta dorata. Pacchi che i bambini più impazienti avevano già scartato. Il paese era invaso da scatole di costruzioni in legno marchiate Godi. Sui coperchi campeggiava il prospetto dell'opera. Chiaro invito a costruirla e a metterla in mostra in ogni casa. L'assemblea era affollata, ma piena di facce scure. Ma dimmi sti stronzi, vi voglio bene, sia chiaro, ma essere costretti a fare una riunione alla vigilia di Natale, beh, non era nei miei programmi. Tutti vollero commentare la battuta di Mario, chi solidarizzando e chi perdendo le staffe. Peppe, seduto in un angolo, deglutì l'ultimo boccone di Pandoro, si alzò e col suo vocione disse: ma alla fine mica possiamo tenerceli sti pacchi, rispediamoli al mittente. Il coro di assensi fu unanime. Poi in 4 e 48 tutti smobilitarono. I cenoni della vigilia attendevano. Mezzanotte, i telefoni di Rocca Fritta bollivano. Non si trattava di auguri, no? No, non si può fare. Rischio la rivolta in casa. Ho 3 figli, 3 scatole di costruzioni e nessuno dei 3 è disposto a rinunciarci. Avvisa anche gli altri, mi spiace. Io me le tengo. Siamo alla tragedia. Matilde si è accorta che il pacco Godi era scomparso da sotto l'albero. Che Natale è se mia figlia mi tiene quel muso? Ho dovuto darglielo. Sì, neanche noi abbiamo avuto cuore di strapparglielo di mano, però a Nicole è venuta un'idea. Facciamo passaparola. Thank you.
È una mattinata di Natale insolita per Rocca Fritta. In cielo brilla un pallido sole invernale. La piazza del paese pullula di bambini, dei loro berretti multicolori e delle loro voci che riescono a zittire persino gli zampognari. Al centro della piazza, giusto davanti alla fontana, si va componendo una complessa costruzione di blocchetti di legno. Decine di piccoli architetti manovali lavorano e progettano. Non c'è tempo da perdere, l'opera deve essere terminata prima di pranzo. Mentre gli adulti ancora discutono, là fra i bambini prendono forma tre strutture subito riconoscibili. A sinistra una palestra, a fianco una ludoteca, al centro la biblioteca. Volendo c'è anche spazio per un campo da basket. In punta alla piazza, altri blocchetti colorati compongono una scritta sull'asfalto. Niente godi, niente doni, dateci queste costruzioni. Mm-hmm.